Adesso sigilliamo due connessioni che non verranno usate, ovvero quelle della luce. E poi anche questo connettore che non verrà usato. Adesso con un po' di guaina spiralata inizierò a fare un po' di ordine nei cavi del cablaggio elettrico per capire un po' come andare a incastrare tutto nel telaio per poi continuare il montaggio di tutti i componenti. Adesso, prima di continuare il montaggio, fisserò momentaneamente il cablaggio dell'impianto elettrico perché voglio sistemare un po' tutto questo casino di cavi in modo da rendere un po' più bellino il giro dei cavi. Così è veramente brutto. Farò poi il giro da dietro. Adesso lo lasciamo collegato in modo da fare le nostre prove. Iniziamo a mettere un po' di guaina spiralata per fare ordine. Troppi cavi qua non si possono tagliare, quindi devo trovare una soluzione. Ora inizieremo a installare la trasmissione. I bulloni in dotazione hanno già arrostito, se vi arriva senza, giustamente mettetecela. Il paracatena lo installerò alla fine quando è tutto a posto, quindi adesso lo metto da parte. Adesso sigilliamo due connessioni che non verranno usate. Tagliamo la catena per la falsa maglia rimovibile. Facciamo una prova qua, tanto poi con la falsa maglia rimovibile possiamo comunque sempre accorciarla e vediamo se intanto il cambio è rimasto funzionante. Adesso monto provvisoriamente davanti a pedivella e guardo se il cambio funziona e se la catena
è abbastanza lunga. Ok, la catena sembra lunga abbastanza. Adesso possiamo provare l'impianto con l'acceleratore. Monto la batteria. Accendo il sistema. Accendo la batteria, scusate, e accendo il sistema. E adesso proviamo a vedere se... giustamente il sistema, se le leve del freno sono inserite, non funziona. Quindi occorre regolare ancora un po' la lunghezza della catena perché è molto molle e quindi non lavora perfettamente. Pinza. Tiriamo via qualche maglia. Allora, io qua credo che tirerò via altre due maglie, giusto perché non voglio tirarne via troppe, tanto sì, come dicevo prima, si fa sempre il tempo di tirarle via. Possiamo provare l'impianto. Proviamo anche i freni. Adesso si può iniziare a definire il tutto e a finire la bici.